serie di due punti molto importanti. Primo, assenza, attualmente vi è un'assenza di una unità che intervenga in emergenza nel territorio romano. Faccio un esempio pratico, primo dell'Arco, tradizionale tifone di Tevere, di alcuni ragazzi oltre a mister Ok, ma migliaia di persone, italiani stranieri che accorgono sul posto e sul più potere, trovano ad aspettarli come sorpresina, si offrono centinaia di cilindri da utilizzare. E con loro che ci siamo attivati per contattare armi e mettere alla prova senza soluzione, come dovrebbe essere efficace e tempestivo. La risposta di Alma è stata: interverremo con calma nei prossimi giorni. A fronte di un pericolo imminente. Ebbene, noi crediamo invece che come Roma Capitale, pagando a volte 700 milioni di euro l'anno, abbiamo diritto a un servizio rapido, tempestivo, che vada incontro alle esigenze pratiche, come in questo caso dei cittadini. Ancora, stiamo parlando di un servizio di tariffe. Ecco, è sempre un bene la trasparenza, la renda stringente. Alcuni lavoratori di AMA di materiali acquistati dall'azienda sicuramente scadenti, o ancora altri lavoratori AMA mi hanno segnalato come la nuova macrostruttura sembrerebbe disegnata da quelle stesse forze che comandavano, è il caso di dirlo, le aziende municipalizzate negli anni precedenti, e mi riferisco alle varie parentopoli, mafia capitale e quant'altro. Molti lavoratori mi hanno detto: caro Enrico, a prescindere dai proclami del sindaco Marino e dal suo bel programma presentato qui in aula, che è rimasto lettera morta, all'interno delle municipalizzate, e mi riferisco ovviamente anche ad ATAC, comandano, tra virgolette, ancora gli stessi soggetti e le stesse forze che lo fanno da anni.